Ragazzi, questa è la svolta che aspettavate nel momento in cui volete fare video emozionanti durante il vostro giro in mountain bike. Adesso vi faccio vedere anche come. Volete fare video accattivanti quando siete in giro lungo le vostre uscite, anche con i vostri compagni, ma o siete da soli o i vostri compagni sono impazienti di ripartire perché magari si freddano e quindi non avete il tempo per effettuare una mega ripresa del vostro panorama o del vostro gruppo e quindi non avete modo o tempo di montare un drone standard, quindi montarlo, montare il radiocomando, attivarlo, farlo volare, farlo rientrare perché avete tutti gli amici che sono impazienti di ripartire. Questa è la soluzione, un drone totalmente automatico fatto da DJI. DJI ha tirato fuori un drone totalmente automatico, si accende in pochi secondi, decolla in pochi secondi, fa un movimento automatico che già avete preimpostato sul vostro, sulla vostra app, rientra sempre in pochi secondi e lo spegnete, si rimette dentro la zana e si riparte. Tempo che comunque si sono compattate anche le altre persone, sono arrivate o siete da soli, avete poco tempo per poter effettuare il giro. Con questo ci mettete veramente pochissimo, neanche il tempo di tirare fuori il cellulare per effettuare un selfie. Il drone è il fratello minore di DJI, del famosissimo Mavic, quindi costa più o meno la metà di quello che costerebbe un normale drone. In più c'è la particolarità che oltre ad effettuare operazioni automatiche vi segue anche, e come sto facendo vedere in questo momento lui raggiunge i 38 km orari indicativamente con il nuovo firmware e quindi non ha sensori, quindi attenzione perché vi segue esclusivamente con l'ottica, però fino a 38 km orari potete girare tranquillamente anche in aria aperta ed è la soluzione ideale per chi vuole effettuare riprese differenti dalle altre. La risoluzione è 4K 30 frame, non mi dilungo sulle specifiche perché ci sono altre, tante altre persone e tanti altri canali che ne hanno parlato ampiamente. Noi siamo qua esclusivamente per mettervi di fronte a quello che potrebbe fare un apparecchio del genere nei vostri giri e nei vostri video in mountain bike. La batteria dura più o meno 10 minuti, che è più che sufficiente per effettuare un video di media lunghezza, nonostante comunque la soglia dell'attenzione sia abbassata. 10 minuti di filmato, più o meno vi portate a casa un 2, 3, 4, 4 minuti di filmato. Questo lo sto girando proprio in questo motivo. Se fate vlog o fate tutorial, come vedete in questo caso, io sto registrando direttamente dall'audio l'audio direttamente attraverso il cellulare che verrà sincronizzato con il video del drone. Elimina totalmente il rumore delle eliche, quindi è totalmente isolato e si sentirà solo la vostra voce. L'audio è trattato pochissimo in questo video proprio perché lo sto registrando direttamente con il cellulare. Se questo video vi è stato utile, lasciate un like, iscrivetevi al canale e qualsiasi dubbio e domanda scrivetela sotto nei commenti, saremo ben lieti di rispondervi. Ovviamente tutto a mio parere personale, non tecnico, ma per l'esperienza che abbiamo avuto sul momento. Quindi ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.